Sono Menachem Calebrei, oggi Mitzvashem Tzvi Masechet Chulin Daf Yud, ora iniziamo da Daftet Amud Bet, dalla settima riga da sotto. Amar Rabashi, Tashma, adesso la Gemara porta una dimostrazione che i saggi erano più rigorosi riguardo a un dubbio di un pericolo, però non erano così rigorosi riguardo a un dubbio di un divieto. Sluchit Shinicha Mikula, Vamtza'a Chusa'a Tmea, Shani Omer, Adam Tamei Nichnas Lesham, Vikisa. Se uno lasciò una, diciamo, una bottiglia contenente dell'acqua e la lasciò scoperta e dopo di ciò la trovò coperta, adesso qui si tratta di acqua viva, cioè acqua di sorgente che è destinata ad essere usata per l'acqua che viene usata per spruzzare sulla gente che sono impuri di morti, per purificarli, e quest'acqua viene mischiata con la cenere vacca rossa. Perciò se la trovò coperta, quest'acqua è impura e rende altre cose impure, cibi e bevande. E perciò non si può usare per l'acqua che è destinata a essere per purificare coloro che sono i puri di morte. Shani Omer, Adam Tamei Nichnas Lesham Vekisa, poiché suppongo che, cioè la traduzione che io dico, che si suppone che una persona impura entrò lì e la coprì. Però, Nichnas Lesham Vekisa Megula, se la lasciò coperta, al contrario, e la trovò scoperta, Im yecholah chulda lishtot mimena o nachash le divrei Rabban Gamliel. Se una donnola può bere da questo utensile, se diciamo, se vuol dire, se una donnola può giungere, ha la possibilità di entrare in quella stanza, di bere da quest'acqua, oppure un serpente, secondo l'opinione di Rabban Gamliel, secondo Tanakama, no, solo secondo Rabban Gamliel. O shara batal valaila, sola. Oppure se scese della rugiada di notte e si mischiò con quest'acqua, e siccome adesso è più c'è dell'acqua che invalida, e perciò invalida quest'acqua per essere usata per la cenere della vacca rossa. E psula, notate che qui prima ha detto otmea e qui dice psula, è invalida. Scusi, Matam, per quale ragione e non abbiamo timore che c'è una differenza tra questi due casi, che nel caso che la lasciò scoperta, che non ha timore e cioè il primo caso che la lasciò, scusi, il secondo caso che la lasciò l'utensile lasciò coperto, che non ha timore che entrò lì una persona che è impura, invece da cancellare le galot, vede arcani casot, poiché i rettili possono scoprire un utensile, ma non possono coprirlo. Adesso, vi sono tre possibilità se l'utensile fu scoperto e vediamo che andiamo secondo la maggioranza. Ossia, o se è la causa di un rettile, che un rettile vivo non causa impurità, oppure una persona pura, che naturalmente anche non causa impurità, naturalmente, oppure una persona impura che causa impurità. Però abbiamo due contro uno, perché abbiamo il rettile, scusi, o la donnola o il rettile che non erano impuro, e la persona che è pura, sono due contro uno. Perciò andiamo secondo la maggioranza, e perciò non è impuro. Benché è invalido, poiché un animale bevette da questo, che lo invalida. Mentre invece nel caso che lo lasciò, e abbiamo detto nel caso, era il primo caso, che lo lasciò scoperto, e poi fu coperto una persona, che in questo caso diciamo che è impuro, perché che ci sono due possibilità. Un animale non può coprirlo, solo una persona. Perciò
Però adesso ci sono due possibilità. Ora lo coprì una persona pura o fu coperto una persona impura. Perciò le due possibilità sono uguali. Però siccome siamo più rigorosi, perciò diciamo che consideriamo il caso che fu coperto una persona impura che rese impura l'acqua. Quello che è scritto qui tra parentesi non è considerato secondo Marshall, che è un testo di Rashi. Non è testo di Gemara. Vilo safek mai megulin asurim. Mentre invece riguardo a un dubbio di qualcosa che è pericoloso come acqua, che abbiamo detto una volta, abbiamo menzionato una volta scorsa, che se un serpente velenoso bevete quest'acqua, che aprendo le fauci e si mettono delle gocce di veleno nell'acqua, può essere pericoloso. E vi sono due tipi di veleni, di serpenti velenosi. C'è un tipo che si può bere, che non fa niente, però se c'è una ferita in bocca può essere fatale. E c'è un altro tipo di veleno che non si può bere, che può essere pericoloso berlo. Adesso, se uno ha dell'acqua scoperta, quest'acqua è vietata perché forse un serpente velenoso bevete da quest'acqua. Shmamina, Hamira Sakanta Misura, Shmamina. Perciò vediamo che i saggi erano più rigorosi riguardo a un rischio, riguardo a quando vi era un dubbio di un pericolo, più che nel caso di un divieto che abbiamo visto una volta nel caso precedente, che non diventa impuro, che diciamo che è invalido, ma non è impuro. E mentre invece in questo caso è sempre evitato. Scheda Gemara, Vekama Makomkoro, quant'è la vicinanza della possibilità che un serpente velenoso abbia potuto bere di quest'acqua? Amaresca Gure Drabiuda, Kedeshi e Semitaha Tose in Klivishte, che se c'è un foro, diciamo nella terra, accanto al manico dell'utensile, che il serpente possa uscire e bere. Chiamerà. Se esce e beve, allora Hakkhazilei vede che il serpente sta bevendo. Perciò la definizione non è corretta. Perciò la Gemara corregge e la Ishtevi Achzor Lecholo. Sì, è vero, bisogna dire che manca solo la parola qui, Sheyetze, vabbè. E Shei come prima, Sheyetze Veishte e ritorna al suo foro. Allora sì, e spero che è chiaro, è molto semplice. Che se dice che il serpente esca fuori dal suo foro e beva e ancora non tornò nel suo foro, vuol dire allora lo vediamo che sta bevendo, allora sappiamo che è pericoloso, che non c'è nessun dubbio. Ci vuole dire che tornò al suo foro. Itmar, abbiamo studiato, se uno fece shechita con un coltello e che aveva qualche intaccatura. Amravuna, Afilu Shiverba Samu Kolayom Psula, che secondo Ravuna, anche se spaccò delle ossa con questo coltello, che è un'assurdità, è un coltello molto prezioso, deve essere il filo deve essere perfetto, è molto difficile riparare se uno comincia a spaccare delle ossa. Ma diciamo il caso, per esempio, solo un caso ipotetico, che allora, anche se diciamo che il coltello diventò difettoso poiché spaccò delle ossa, comunque sulla, perché? Vedremo, perché secondo subito la Gemara dirà, poiché il difetto può essere causato dalla pelle dell'animale. E ecco, lo dice qui, Hashina Shema Bonif Gema, lo dice qui subito, poiché forse fu causato, il difetto fu causato dalla pelle dell'animale. Rav Chisda Amar Kshira, che l'animale è valido, Shema Bezem Nif Gema, poiché forse toccò un osso e fu danneggiato da un osso. Bishma Ravuna Kishma Atei, abbiamo studiato che secondo Ravuna, nella lezione precedente, che un animale che è vivente, che è vietato, perché è vietato mangiare un animale vivente. Perciò alla Chazakah che è vietato.
rimane, questa chazaka rimane tutto il tempo finché questa chazaka non viene rotta, interrotta dall'azione della shechita. Perciò, se la shechita è valida, allora adesso cambia la chazaka da animale vietato a animale permesso. Altrimenti, se c'è un problema con la shechita, allora il divieto originale che l'animale era vietato continua. E perciò e ciò è coerente con ciò che disse prima Rav Huna, Kishmate, come che insegnò. E perciò finché non sappiamo che siamo certi che la società è perfetta, immacolata, allora non, il primo divieto rimane valido, come mi ha detto un animale vivente è vietato. E la Rochista Maitama, per quella ragione la Rochista dice che anche se il coltello è difettoso, che l'animale kasher, amalach, etzem vadai pogem, o al safek pogem, safek lo pogem, che un osso indubbiamente danneggia, ma la pelle non è detto che danneggia, forse sì, forse no. E perciò, have safek uvadai, ven safek mozim devadai, che c'è un dubbio e c'è una certezza, perciò la certezza prevale e il dubbio non può annullare la certezza. Mati Rava le Ravuna, Rava chiede una domanda, come ausilio a Ravuna, che aveva studiato che il caso di qualcuno che Tavalgala, uno che si immerse in Mikveh e uscì dal Mikveh, e dopo di ciò, dopo che uscì, veniva da Valchotzez e trovò qualcosa che causa un'interposizione che in questo caso l'immersione è invalida. Afal bishenita sek boto amin kol hayom kulo lo alta lo tvila. Anche se si occupò con questa cosa che trovò attaccata alla propria pelle, tutto il giorno si occupò con questa cosa. Tuttavia, non diciamo che forse era sporco con questa cosa da prima, ma diciamo che forse accade dopo la scusi, accade prima della tira, e perciò era ciò invalida l'immersione. Cioè non diciamo che forse questa cosa si attaccò alla sua pelle dopo l'immersione, perché si occupò con questa cosa tutto il giorno, dice. Però se Alci Omar Barili se lo hai lei codim la chen, allora sì, cioè se disse che sono assolutamente certo che quando mi immersi non vi era questa cosa attaccata al mio corpo, allora la tefillah è valida. Ve'achad devadai taval safek ave alei safek lo ave alei ve'kati safek motzim devadai. Ma vediamo in questo caso che benché c'è un dubbio qui, che forse questa cosa si attaccò al suo corpo dopo che si immerse. E tuttavia diciamo che il dubbio prevale e l'immersione è valida. Rispondo a Guarà, Shani Atam, dica le mie ma Hamet Tameh al Cheskato. No, qui il caso è poiché questa persona era impura prima, perciò diciamo che c'è la Chazakah che è impura, rimane questa Chazakah, perciò rimane completamente impura finché non siamo certi che l'immersione era valida. Bema lottaval, e perciò diciamo che non si immerse. E perciò Achanami, Hamed Bema al Cheskata, Vema lo Nishkata. Perciò diciamo ugualmente che questo animale che è Hamed Bema al Cheskata, cioè che è vietata, che non si può mangiare un animale vivo, Vema lo Nishkata, diciamo che non fu, la Shkita non fu fatta come si deve, secondo l'alakha, e perciò l'animale rimane vietato e rimane vietato. Rispondeva, no, alla shechita, ma vedi che fu fatta la shechita, vedi l'animale è davanti a te, è fatta la shechita, allora che stai dicendo? Ma chiedeva, achinami, arei taval lefanecha, ma anche nel caso della persona che si immerse nel mikveh, puoi dire, vedi che la persona si immerse. Con tutto ciò vediamo che l'alakha è che la sua immersione è invalida, perciò anche qui possiamo dire che la vacca è invalida.
rispondo, guarda, hai ti alida bei reuta. Così come fu creato un problema, diciamo, di questa interposizione. Perciò ugualmente, nel caso dell'animale, fu creata un'interposizione e con la scritta che non è valida. Dice, guarda, no. Qui il caso della vacca è diverso, poiché Sakini trae, Bema loi trae. Il difetto era nel coltello, non nell'animale. Nell'animale non accade nulla, perciò i due casi sono diversi, non si possono paragonare. Metive chiesano Shiva, Shachate taveshet, vachaka nishmeta a gergeret kshara. Se qui si tratta di un volatile, non di un animale, se fece la scritta all'esofago e dopo di ciò la trachea si sposta al suo posto, l'animale è trefa, però è kasher perché dopo la shechita l'animale era perfetto. Però se nishmet agargere e vachak shachat veshet sulla, però se l'esofago, scusi, la trachea si sposta al suo posto e l'animale e questo volatile diventò trefa. E dopo di ciò fece la scritta all'esofago, l'animale è pasul, non si può mangiare. Adesso, shachata veshet nimzeta greger shmuta, adesso fece la scritta e dopo di ciò scoprì che recise l'esofago e scoprì che la trachea era spostata al suo posto, perciò l'animale è trefa, ma non si sa. Vegno da im kodem shchita nishmeta, im lachar shmita shchita nishmeta. Se ciò accade prima o dopo la shchita, zayama se vemru e accade un caso tale, e fu presentato ai saggi e dissero, kol sapek shchita pasul, qualsiasi caso di dubbio è sempre invalido, perciò questo animale è invalido. Kol sapek shchita, la tua imai. Siccome abbiamo studiato all'inizio di questo trattato, kol, ogni volta che la i Chazal dicono, usano la parola kol, cioè tutto, tutti, viene incluso qualcos'altro che non è scritto, menzionato. Chiede la tua, cosa viene includere? La tua e Kai Gavna, non viene forse includere il caso del coltello che diventò difettoso e non del caso che abbiamo detto che non è il problema, non è nell'animale, il problema è il coltello e forse viene includere questo caso del coltello. E risponde, guarda, lo, no, la toi safek shaha safek daras, no, si tratta del caso che vi era un dubbio se causò una pausa alla nostra scritta, che è invalida, non esattamente, vedremo più avanti che c'è una lunghezza di tempo che una pausa è non invalida, oppure safek daras, che vi è un dubbio se premette sul coltello e spinge il coltello. Fece forza col coltello, che fa, la scritta diventa invalida, perciò ne vela. Umayishna hatam. E scusi, Umayishna, che cosa, che differenza fa tra i due casi? Che in entrambi i casi vi è un dubbio riguardo alla scritta, e perciò questione è forse il shochet fece la scelta in maniera incorretta, e mentre il caso che il coltello era invalido, e secondo Rav Chisda la scelta è valida, ossia la questione è su Rav Chisda. Rav Chisda dice che se accade dopo la scelta si scoprì che il coltello aveva un difetto e la scelta tuttavia è valida. Mentre invece il caso di un shochet se fece Sheia o Drasa, che la scritta è invalida, questo è quello che chiedeva. Perciò risponde ancora, Hatam, idealida ba riuta bemema, achasaki trae bemema lo trae. Lì nel caso se il shochet fece una pausa o premette sul coltello, il problema è nell'animale, mentre invece un coltello difettoso, il problema è il coltello, non l'animale. Birchata quatedra vuna, kshelo shiber ba'etzem.
L'alakha è, secondo Ravuna, che la scrittura è invalida, e però condizione che non rompe delle ossa. Però se rompe delle ossa, l'alakha è come Rav Chisda, che diciamo che a causa delle ossa che stava rompendo, questo causò il danno al coltello. Da ciò si può dedurre, Miklal Rav Chisda Afalgav dello Shiber Ba'etzem, e si può dedurre che secondo Rav Chisda, anche se non ruppe le ossa, anche lui dice che è valido. Allora, per quello, che cosa causò che il coltello diventò divietoso? Perciò, secondo Gemara, Ema Ba'etzem Dema Freke Tivgim, che fu danneggiato dall'osso della nuca, l'osso della colonna vertebrale, che dopo quando continua a tagliare, giunge a quell'osso e può danneggiare il filo del coltello. Avauda, accade un caso che Traf Yosef Atlesa Archivata, che fece la scrittura, e scoprirono solo dopo parecchi animali, scoprirono che il coltello era difettoso. E Rabbi Yosef invalidò 13 animali, Keman, che Ravuna. E questa è la sua opinione di Rabbi Yosef, e che si basò all'opinione di Ravuna. E invalidò persino il primo animale. Ma dicevano no, lo puoi dire che anche che può essere che Rav Chisda, levarmi kamaita, che possiamo dire che tranne il primo animale, possiamo dire che toccò l'osso della colonna vertebrale, e perciò quell'animale primo è invalido, gli altri sono invalidi. Adesso come dice un'altra possibilità, vai, vai, te, un'altra risposta. Leo la che Ravuna, veramente Rabbi Yosef l'opinione come Ravuna. Tik Rav Chisda, Migdi, Mitlat Lina, perché se avesse l'opinione come Rav Chisda, siccome l'opinione di Rav Chisda è che se vi è un dubbio siamo più miti, non siamo rigorosi. Benché l'osso della colonna vertebrale non danneggia veramente più che la pelle, poiché non è che colpì quest'osso, solo tagliò. Comunque, diciamo che ciò accade a causa dell'osso della colonna vertebrale, e perciò Rav Chisda potrebbe anche dire che tutti gli altri animali sono validi. Perciò non possiamo dire che Rabbi Yosef era opinione come Rav Chisda, perciò bisogna dire per forza che la sua opinione era come Ravuna. Poiché mi mai deve essere fratello di Kamaita Ivkim, dirmi avessimo fratello di Batraita Ivkim, poiché secondo Rav Chisda potremmo dire che lui la pensa che il coltello si danneggiò quando tagliò il collo dell'ultimo animale, si danneggiò dalla colonna vertebrale dell'ultimo animale, non dal primo animale. Amale Ravacha. Bene, Bred Rav al Ravashi, Rav Kana, Masich Bdikuta ben Kolchad Vechada, che Rav Kana richiede che si controlli il coltello tra ogni animale, che Ravuna, secondo l'opinione di Ravuna, u le Mifsal Kamaita, e se trova il coltello che è difettoso, allora già il primo animale è reso invalido, perché mi ha detto che secondo Ravuna il coltello si danneggia a causa della pelle, perciò il primo animale si danneggia dalla pelle. Dice ancora che no, possiamo dire che secondo Rav Chisda, l'Achshu Batraita, poiché se vediamo che il coltello è invalido, allora può aggiustare e potrebbe fare la scrittura agli altri animali. E gli altri animali sarebbero validi. Però se non controlla la tonicità e trova il coltello invalido, alla fine, allora solo il primo animale sarebbe valido, però gli altri sarebbero invalidi. E perciò diciamo che il coltello è reso invalido quando tagliò la colonna vertebrale del primo animale. Allora, chiedi a Gemara, Yahi, ti bai name vidikat chacham. Allora,
diciamo che ci vuole anche il controllo di un saggio dell'rabbino locale, diciamo, poiché questa è la legge, che bisogna far vedere il coltello al Chacham. E risponde Gemara che veramente era Rav Kana dell'opinione che è dechad imam Yisurin, non è necessario far vedere il rabbino, poiché un testimone è sufficiente per testimoniare riguardo a qualcosa riguardo a Kashrut, che non ci vogliono due testimoni. Allora, se è così che il Shochet stesso è creduto, allora perché diciamo che bisogna far vedere il coltello al Chacham, al saggio, prima della Shemitah? E Amar Rabbi Yochanan, perché Rabbi Yochanan disse: Lo amru la rozza che in Chacham era il Pnekodo Chacham. La ragione di far vedere il coltello al saggio è solo per il suo onore, per rispetto verso il saggio, ma non per essere assicurati, però il Shohet stesso è creduto riguardo alla qualità del coltello e perciò far vedere al saggio non è per questa ragione, solo per il suo rispetto verso di lui, ma non perché abbiamo bisogno di che si assicuri il coltello era di il filo era perfetto. E chiang mara menam milta demura manan o chi milta achazke, dove sappiamo che i saggi dissero che diciamo che una cosa viene imposta secondo la sua chazakah, la prima situazione, la sicurezza che siamo certi che la sua prima situazione, quella è la situazione che continua anche dopo. Amar Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Amar Kra, Yatzah Kohen Mir HaBayit El Petach HaBayit, Vizgit HaBayit Shivat Yameh, che quando Kohen va a vedere una casa che ha una piaga, allora se vede che invece è una certa piaga, allora Veisgir chiude la casa e la considera come in una quarantena per 7 giorni. Chiamarà Vedilma, adesso vogliamo dimostrare che vi è la chazakà, e cioè la sicurezza che la cosa rimane così com'era. Però Chiamarà Vedilma Adenafik Ve'ata Balsar Leshura. Ma forse da quando uscì il Cohen, il momento che il Cohen sta per uscire, e questa piaga diminuì di volume, di superficie, scusi, di superficie, e perciò non è più una piaga, e non rende invalida e impura la casa. Perciò bisogna dire, ella là, Mishum Damrina Uki Achazakei. Bisogna dire che invece ci affidiamo a Chazakah, che rimane così com'era prima. Benché c'è questo dubbio che forse questa piaga diminuì in superficie, comunque non diciamo così, diciamo che abbiamo una chazakà che se era impura da prima rimane così. Ma che aveva Bariaco, ma lui obiettò, Vedilma e forse che conosce la Zad Derech Achorav, Vedicachazilei Kinafak, e forse stava indietreggiando. Per vedere la piaga continuamente uscì per la porta posteriore. Amare Abai disse Abai che no, stai trovando Abai, mi sono due risposte per spingere ciò che disse. Chada, dizia del Chachorav, loshma dizia. Ben tutto, quando uno cammina all'indietro, ciò non è chiamata uscita. Poiché c'è scritto nella Torah, via sa quel mio Abai. Ve ho, oltre ciò, Achora delet ma ikameva, e come fa a vedere la piaga dietro la porta? Quando lui esce, dal momento che lui sta per uscire, finché quando lui esce, non può vedere la piaga dietro la porta. Perciò ci fidiamo di un chazakà che così è la situazione e che la casa può essere resa impura. Vechite ma de patach bei kavta, e se vuol dire che apri un'apertura nella porta per vedere tutto, per osservare questa piaga tutto il tempo anche finché chiuse la porta. Vedete, ma da questo abbiamo detto, di Padre Gavda, Vietnam, abbiamo studiato che Bait Afel, En Potrim Bochalanot, di Rottanico, che non possiamo dire che sì, che aprì un'apertura nella porta, perché se vi è una casa che è completamente oscura e il quale vuole vedere una piaga, allora diciamo che apriamo delle aperture nei muri, cominciamo a fare dei buchi nei muri affinché il Cohen possa vedere la piaga dentro. E perciò la
Questa casa rimane così com'è e non viene considerata impura con la piaga. Perciò ugualmente qui non diciamo che facciamo dei buchi nella porta per vedere se la piaga diminuì. Perciò diciamo che c'è Chazaka. Amale Rava, ma Rava rispinse ciò che disse Abaye e disse che ciò che riguarda ciò che tu hai detto, che camminare all'indietro non è considerata uscita, ma vediamo invece che Yitzhak del Hachorav, l'Oshma Yitzhak, ma non si può dire così, poiché Kohen Gadol mio Kippurim, mio Chia, Dichtiv Yitzhak, il Kohen Gadol quando usciva da Kodesh Kodeshim indietreggiava, camminava all'indietro e per rispetto verso Kodesh Kodeshim. Ma tuttavia c'è scritto nella Torah, Viazzava sai tolato, perciò vediamo che l'espressione Viazzava vuol dire anche quando uno cammina all'indietro, anche chiamata Yetzia, perciò non puoi dire come dici tu. E perciò dice, Utan Yetzia Barlo Derech Knessato, che camminò la stessa maniera come entrò, così come quando entrò aveva il viso riverso in direzione Kodesh Kodeshim, ma anche quando uscì esattamente ugualmente, anche aveva il viso è rivolto verso Kodesh Kodeshim. Udek Emrat, Beit HaFelem, Potchim Bochalonot, Nirot Et Nigo, e ciò che ti hai detto che lo dimostra il fatto che una casa che è oscura viene lasciata così, non viene dichiarata impura e con la piaga, Hanemile Echadero It Chazak, questo è solo se il Kohen non lo dichiarò così, Aval Echad It Chazak, It Chazak, però se il Kohen disse ugualmente che la casa e c'è Hesger che è in quarantena, dal momento che lui uscì dalla bocca così non aiuta niente, perciò vediamo quello che hai detto non incide, perché non hai detto che veramente è questa regola che non si fanno i buchi nelle pareti per vedere la piaga dentro la casa che è una regola assoluta, vediamo che non è una regola assoluta perché il Coel lo può dichiarare ugualmente che la casa è bisogna controllare, aspettare una settimana se se la piaga rimane. Tanya e dell'occhio era Bacha Bariaco. Ho studiato non come disse, cioè veramente era Bacha Bariaco chiese solo una possibilità, disse Dilma, forse. Comunque ho studiato non come disse lui, questa possibilità, poiché c'è scritto Yatzar Kohen Mirabait e il Kohen uscirà dalla casa, e allora lui dichiara che la casa è e c'è Hesger, che la casa è in quarantena. Non 40 giorni, ma 7 giorni. E Holly Alech Torbetò. Possiamo forse pensare che dal momento che uscì da quella casa può andare a casa sua e siccome deve chiudere la porta, può legare una cordicella e quando sta a casa tira la cordicella e chiude la porta. E dopo di ciò, Vesger può dichiarare che la casa c'è Hesger, che è in quarantena. Perciò dice la Torah che no, Talmud Lomar è il Petach HaBayit, deve stare accanto all'ingresso di questa casa, vicino alla porta dell'ingresso. I Petach HaBayit Yachol Yamotach HaMashkov. E allora potresti pensare che, secondo ciò che dice la Torah, che Petach HaBayit, che il Kohen può stare sotto l'architrave, perciò dice che no, Talmud Lomar Mina HaBayit, Al Tse Mina HaBayit Kulo, che no, che non può stare sotto l'architrave, deve essere all'infuori della casa. Anche Zad, che maniera? Omed Zad Maskov Maskir, che deve stare accanto alla porta. Maskov vuol dire l'intagliatura della porta e rende la casa Hesger, che è chiusa, che è in quarantena. Minayin she'im alach letoch beto ve'esgir, o shamat betoch ha'bayit ve'esgir she'esgero musgar, tamud lomar ve'esgir et ha'bayit mikol makom. E dove sappiamo che se fece ciò che abbiamo detto che non deve fare, ma se lo fece ugualmente, se andò a casa sua e tirò una fune per chiudere la porta, oppure stava a casa sua e scusi, stava sotto l'intragliatura, sotto l'architrave, scusi, stava sotto l'architrave e dichiarò che la casa è Bait Musgar, che è chiuso, che sotto controllo finché viene controllato una settimana dopo, che ciò che lui disse che è valido, Tabula Mar, Visgitabait, comunque che lo può fare. Perciò non possiamo dire come disse
Rabbah Abba Yaakov voleva dimostrare che non c'è chazakah, che la piaga diminuì di superficie, che forse sta guardando tutto il tempo, che camminò all'indietro. Ma vediamo che invece non ci fidiamo di ciò che andiamo secondo secondo la situazione, non controlliamo la situazione, che lasciamo le cose così come stanno senza controllare. E adesso, come Rabbah Abba Yaakov, lui spiegherebbe questa varietà, e lui spiegherebbe che con dei cambi dal de gavre e amre che di kai kai, che secondo lui vorrebbe dire che non c'è questa cosa qua, che il Cohen osserva questa piega tutto il tempo. Allora, se va a casa, come fa a osservare? Allora spiega che vi era una fila di gente che uno osservava e uno riferiva all'altro, e da uno all'altro, fino all'altro, finché giungeva la voce a casa del Cohen, e lui sapeva che se la piega si era espansa oppure no. Perciò lui potrebbe spiegare che veramente non c'è questa chazakah, che la piaga non si espanse. Chiagmarà, Minane Milta, Demura Banan, Silvita Ruba. Noi sappiamo che, veramente siamo da finale, terminiamo qui, perché adesso inizia una grande sughia diversa, perciò terminiamo qui e che ci benedica. E grazie per l'ascolto.